Che sarebbe stata una domenica estremamente delicata non v'erano dubbi. Certo, per la Lazio è stata addirittura funesta. Ha rimediato 2 gol dal Pescara, il suo allenatore Roberto Lovati è stato espulso da Lobello e poi, tanto per gradire, la sorpresa negli spogliatoi, con gli uomini in uniforme ad aspettare. Ma veniamo alla cronaca sportiva. In apertura, il Pescara reclama un rigore per un fallo di mano di Wilson in area. Lobello lascia correre. Al 13° gli abruzzesi si rendono pericolosi con Negrisolo. La sua conclusione da molto lontano è comunque a lato. La Lazio reagisce ed al 17° ha una buona occasione con Citterio. L'inizio è favorevole ai padroni di casa, ma la Lazio non resta a guardare. Sebbene costretta a giocare in condizioni ambientali avverse, di fronte ad un pubblico che ha tutto l'interesse che venga fatta piena luce su quanto di irregolare è finora avvenuto nel campionato in corso. Qui è Pichin a commettere un fallo su Di Michele. Lobello concede una punizione di seconda in area. Il tiro di Cinquetti è respinto da Wilson. Poi Boni manda altissimo. Prima della fine del tempo un'azione per parte. La prima è per la Lazio con Giordano. Si libera bene e tira alto. La seconda è per Nobili su punizione. Bravo e Cacciatori a deviare in corner. La ripresa si apre con il gol del Pescara. C'è un fallo di Tassotti su Cosenza e il capitano Nobili si incarica di battere la logica punizione. La palla spiove nell'area affollata e Cosenza trova il modo e la maniera di battere Cacciatori con un tiro beffardo. È il 5° minuto. Lovati, una volta in svantaggio, richiama Manzoni e fa entrare Cenci. Proprio Cenci ispira al 24° un'azione pericolosa. La conclusione di Viola è respinta da Pirri. È il momento buono per la Lazio, che in soli 2 minuti crea un paio di cose buone. Un tiro coraggioso di Giordano e poi, lo vedremo tra un istante, un gol mangiato da Zucchini, liberato da un colpo di tacco di Garlaschelli. Pirri respinge d'istinto. 4 minuti dopo, alla mezz'ora precisamente, il Pescara raddoppia con un gran tiro di Chinellato dal limite. Nell'ultimo quarto d'ora non accade più nulla di significativo, se non l'espulsione di Roberto Lovati. L'allenatore della Lazio lascia mestamente la panchina.